Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 15. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Stagione 15, episodio 178. Ciao mio podcasting. Questa puntata parleremo della mappatura dei rischi nei decenni 2020-2030 in rapporto al decennio 2040. Ecco, in sostanza parleremo delle ragioni per cui l'Italia è destinata a collassare e molto probabilmente disgregarsi dissolvendosi in Africa. Dunque, per farla corta e breve, questo podcast è un'espansione della bloggata di cui in parte ho già parlato, previsioni e definizioni nel breve, medio, lungo periodo con World War III Roadmap Theory. Il link per espandere queste tematiche lo trovate in descrizione, sarete catapultati appunto sul mio blog Mio Radar, dove troverete questa bloggata. Non ve la sto brevemente a di dire cos'è la pianificazione strategica e cosa sono i via dicendo, quindi parleremo solo rapidamente, in modo approfondito, in pratica del decennio 2040, 2030 e del 2020. Decennio 2020 e decennio 2030 in rapporto al decennio 2040, considerando quanto è atteso nel 2050. Dunque, per farla corta e breve, i processi che sono in atto nel XXI secolo sono eventi appartenenti all'insieme cambiamento climatico, eventi appartenenti all'insieme polarizzazione economica, eventi appartenenti all'insieme polarizzazione ambientale, eventi appartenenti all'insieme accelerazione politica, eventi appartenenti all'insieme eventi neutri rispetto alla trend line storica. Nel 2050, per ragioni storico-statistiche, è attesa una World War III, entro il 2050, o nel 2050 spaccato, o entro il 2050. Per quanto riguarda le guerre, è considerata praticamente, può essere o ineluttabile o molto probabile, dipende da dove si pone l'oggetto di analisi. Per quanto riguarda le guerre puniche 2, nel Mediterraneo è attesa almeno una guerra punica nel Mediterraneo ed è possibile un disaccoppiamento, quindi guerre puniche 2 e poi terza guerra mondiale, oppure terza guerra mondiale e poi guerre puniche 2, proprio perché gli attrattori caotici guerra fondaici sono diversi e è attesa almeno una guerra punica nel Mediterraneo. Il contesto dello stato del mondo nel 2050 è rappresentato dal falso ritorno all'età dell'oro, oppure dalla catastrofe sul tavoletto, oppure dalla surrogazione inerziale esplosiva, oppure da un infinito interstizio irrazionale, infiniti interstizi irrazionali tra questi tre scenari, che comunque non sono avversi a terza guerra mondiale. Quindi quando lo scenario emergente disegnato dalla storia emergerà, potrà essere o uno di questi o uno molto vicino, intermedio a questi, a uno di questi qui, e descriverà praticamente l'ambiente economico sulla Terra nel 2050. Detonazioni, guerre puniche 2 nel Mediterraneo appunto entro il 2050, evento certo ed ineluttabile alla data del 2050, eventi di levata di Cartago, fase iniziale guerre puniche 2, evento certo nel 2050, il rumore di fondo è impredicibile e non è rilevante, non ci interessa. Scomparso nel 2016 l'universo ottimista e la possibilità di raggiungerlo. Universo pessimista è lo scenario delle condizioni iniziali nel Mediterraneo 2050 che appare il più probabile a descrivere il contesto della detonazione di guerre puniche 2. Universo atteso è lo scenario delle condizioni iniziali del Mediterraneo 2050 che appare il meno probabile a descrivere il contesto della detonazione di guerre puniche 2. Ed è proprio questo cui andremo a parlare. Infatti nel decennio 2040, ritroviamo sempre le cause di detonazione, climate change, polarizzazione economica, polarizzazione ambientale, accelerazione politica, eventi in alto rispetto alla trend line.
morte della UE oppure sua evoluzione in USA, evento molto probabile che sia già accaduto. Universo pessimista è lo scenario delle condizioni iniziali del Mediterraneo 2050 che appare il più probabile a descrivere il contesto della detonazione di guerre puniche 2. Universo atteso è lo scenario delle condizioni iniziali del Mediterraneo 2050 che appare il meno probabile a descrivere il contesto delle detonazioni di guerre puniche 2. Default e uscita dall'euro e dell'Italia, poi emersione di universo pessimista. Con collasso italico il nuovo medio euro, molto probabile che sia già accaduto. Collasso dell'Italia, molto probabile che il processo abbia già causato il collasso. E qui vi rinvio alla playlist Collasso Italia, per cui è atteso che praticamente più o meno dentro il decennio 2040, in sostanza, il collasso d'Italia sia già praticamente già accaduto. Quindi se volete vedere gli impatti economici del futuro vi rinvio alla playlist. Ora andiamo a parlare in particolar modo del decennio 2030 e del decennio 2020, che è quello che a noi ci interessa di più. Dunque, che cosa vi posso dire? Ecco, è proprio di questo che andremo a discutere. Ora, in sostanza, nella calendarizzazione strategica, ossia nella mappatura dei rischi del XXI secolo, la morte della Unione Europea oppure la sua evoluzione in USA sono eventi che appaiono molto probabili, tanto che appaiono già accaduti nel 2040 e quindi altamente palesabili tra il decennio 2020 e il decennio 2030, perché i processi che impattano sul futuro della Unione Europea nel XXI secolo sono fortemente dipendenti dal destino dell'Italia, il cui esito futuro è in larga misura inferibile, in modo molto probabile già oggi. Dunque, è di questo che andremo proprio a parlare. Già accaduti nel decennio 2040, perché praticamente si ritiene che sostanzialmente la morte della Unione Europea oppure una sua evoluzione in Stati Uniti d'Europa sia già accaduto all'interno del periodo praticamente nel 2040, quindi che questo fenomeno si evolva o distrugga la Unione Europea o si evolva nel decennio 2020 o 2030 e che nel 2040 questo processo in sostanza si ritiene che sia già accaduto. Il perché si ritiene che sia già accaduto trovate linkato e sarete catapultati alla playlist, alla bloggata, pardon, le chiacchiere stanno a zero. Siamo nel dominio della World War III Roadmap Theory, dove io adesso non ve lo sto a ridire perché potete trovare sostanzialmente sia la bloggata quanto il podcast in descrizione dentro mio podcasting, dove in pratica si discute della pressione migratoria subsahariana in relazione alle propensioni di migrazione, in relazione alle curve demografiche, e quindi non ci vuole molto a capire che la pressione migratoria tra il 2020 e il 2030 praticamente crescerà, e nel 2030 è già possibile praticamente una levata di Cartago, mentre nel 2040 è probabile, nel 2050 è certo. Quindi praticamente il timing per quanto riguarda la dinamica demografica e la termodinamica sono rappresentate da questo modello, che non scende oltre il decennio, perché già diciamo una granularità di decenni è già molto sottile. Si ritiene che praticamente il destino dell'Italia sia già palesabile, quindi altamente palesabile, e anche qui se cliccate sulla parolina altamente palesabili sarete catapultati alla mia bloggata sulla bomba demografica africana, in cui questa bloggata, c'è anche un podcast, vado a porre in raffronto le dinamiche di collasso di PIL dell'Italia in relazione alla crescita del debito pubblico italiano in relazione agli scenari dello stato del mondo, e già si capisce da questa dinamica, per quanto diciamo da questo semplice modello econometrico non abbia nessun valore in termini di calcolabilità, ma si capisce che sostanzialmente il destino dell'Italia si gioca tra il 2020 e il decennio 2020 e non oltre il decennio 2030, perché nel 2040, praticamente dal 2040 in poi, sostanzialmente nel decennio 2040, le condizioni iniziali del Mediterraneo saranno già emerse. Punto, decennio 2020 e il decennio 2030.
Se ci cliccate tra queste paroline magiche, ecco alcune cose sulla guerra in Ucraina 2022 che i mass media italiani non vi diranno mai. Questa bloggata in fondo, in particolar modo nell'ultima parte, troverete una serie di conteggi in cui c'è la dimostrazione che praticamente la crescita del debito pubblico italiano è convesso, mentre la crescita del PIL italiano è concavo, e questi indizi matematici sentenziano praticamente il collasso dell'Italia. Prima o poi praticamente questi trend divergenti, che già sono divergenti, quindi già praticamente manifestano e palesano una insostenibilità del debito, prima o poi anche il mercato e gli altri osservatori certificheranno questo fatto. Futuro della UE nel XXI secolo. Ecco, se andate a cliccare sulle paroline magiche relative al futuro della UE nel XXI secolo, sarete appunto catapultati sulla mia bloggata Il futuro dell'Unione Europea, foresight geopolitico sull'Europa nel XXI secolo, in cui io immagino una serie di processi, appunto, o la morte dell'Unione Europea, una sua evoluzione. Tramite la sua evoluzione può accadere in diversi modi. Sicuramente quello che a mio avviso non accadrà mai, perché è altamente improbabile, è lo scenario praticamente De Gasperi. Molto probabile praticamente la morte della Unione Europea. Possibile, diciamo, direi il più probabile in sviluppo dell'Unione Europea è quella, la scissione centrifuga. Meno probabile i due elefanti burocrati in Europa. Il destino dell'Italia. Ecco, il destino dell'Italia influenza sostanzialmente il processo del futuro della Unione Europea. Il destino dell'Italia, praticamente, se cliccate su queste paroline magiche, sarete catapultate a una mia bloggata, Il destino dell'Italia, dove in buona sostanza già si valutava che il destino d'Italia ormai è già stato scritto tra il 1999 e il 2023, anzi di precisione dal 1992 e il 2023 si è già scritto il destino dell'Italia, perché i politici, ladri stupidi e Chiesa Cattolica non hanno voluto preparare l'Italia alle minacce di XXI secolo, non avendo voluto i politici, ladri stupidi e Chiesa Cattolica preparare l'Italia alle minacce di XXI secolo, la gioia del martirio è quello che praticamente otterranno, e di conseguenza il popolo italiano si dissolverà, scomparirà nel XXI secolo, e l'Italia scomparirà, si disgregherà e si dissolverà in Africa. Ecco, è il destino dell'Italia, infatti, inferibile in modo molto probabile già oggi. Ecco, se cliccate su queste paroline magiche sarete catapultati appunto sulla playlist Focus, il collasso dell'Italia playlist, la rovina della penisola italica nel XXI secolo, in cui sono elencati una serie di podcast che definiscono nella dimensione economica quale sarà il divenire economico in relazione alla manifestazione di eventi che sono praticamente non sono predicibili, ma in modo puntuale, ma sono noti, si sa che esistano, e quindi le variabili sono in mano alla termodinamica ed alla demografia. Quarta nota, ecco, perché nella calendarizzazione strategica il default e o l'Italexit con disgregazione e dissoluzione dell'Italia in nuovo medioevo, oppure in evento, appare, pardon, un evento molto probabile, tanto da essere già accaduto tra il decennio 2020 e il decennio 2030. Ecco, se andate a cliccare su questa nella nota 4, praticamente nella paroline magiche nuovo medioevo, sarete catapultati alla presentazione del podcast Guerra del cambiamento climatico Mediterraneo 2050. E che cosa intendo io per nuovo medioevo? Il fatto che sia molto probabile, ecco, vi rinvia alla bloggata La bomba demografica africana, e anche qui praticamente in rapporto agli impatti della bomba demografica africana sintetizzati in termini e diciamo cali di PIL e universi con descrizione dello stato del mondo, da cui si inferisce un collasso del PIL pro capite, collasso del PIL pro capite che è sinonimo sostanzialmente di guerre, morte, distruzione, epidemie e pulizie etniche. Punto. Fine della storia italiana per come noi la conosciamo. Il fatto che ci si domandi perché sia già accaduto, perché si può già inferire, anche qui siamo nelle stesse regioni di prima,
e se cliccate sul termine, sulle terminilli link colorati sulle paroline magiche già accaduto, sarete catapultati sulla playlist, diciamo, le chiacchiere stanno a zero, siamo nel dominio della World War 3 Roadmap Theory. In questa bloggata io pongo a confronto sostanzialmente la pressione demografica subsahariana in relazione quindi alla propensione alla migrazione e alla crescita demografica in rapporto al Nord Africa e anche poi successivamente al Nord Est Africa, e quindi per decenni, uscendo dalle stime, già si capisce che tra il 2020, diciamo, avremo per tutto il decennio 2020 avremo delle situazioni di instabilità in tutto il Nord Africa. Nel 2030 è già possibile la levata di Cartago, nel 2040 è probabile la levata di Cartago, nel 2050 è certa. Quindi di conseguenza, considerando che il 2050 centrato è certo e nel decennio 2040 è già molto probabile, è ovvio che tra il 2020 e il 2030, andando per esclusione, questi fenomeni migratori causeranno sostanzialmente impatti causando collassi in Italia. Destino dell'Italia, ecco, anche qui cliccate Destino d'Italia per le stesse ragioni che vi ho già detto sopra. Cliccate sulla bloggata Destino dell'Italia, capirete il perché il Destino d'Italia è stato scritto tra il 1992 e il 2023. Quindi il passato ha prodotto effetti per mancate scelte che non sono state fatte, e ormai è tardi e sostanzialmente politici italiani, leader stupidi e Chiesa Cattolica non hanno voluto prepararla alle minacce del XXI secolo, l'Italia e gli italiani, e quindi la gioia del martirio è quello che gli italiani avranno, avendo voluto i politici italiani e Chiesa Cattolica pianificare e implementare proprio la gioia del martirio del popolo italiano. Si parlava appunto del 1992, tra il 92 e il praticamente il 2023. Qui troviamo declino economico italiano, la crisi del 1992 e del 2011 e il suo incombente fisiologico epilogo. Questa bloggata vi descrive in termini storici quello che è già accaduto. La situazione era già grave, era talmente grave, di cui i politici ladri stupidi ne erano talmente certi, ma non hanno voluto risolvere i problemi, ma bensì hanno preferito allearsi con Soros, attaccare la Germania che faceva extra profitti per diciamo, le attività per commerciando praticamente con la Cina. Ma prima hanno tentato di scaricare il debito pubblico italiano sul gruppone europeo e gruppone tedesco, non riuscendosi. Tutti i politici italiani e ladri stupidi, dalla sinistra alla destra, si sono alleati con Soros e hanno perfino implementato in Italia la strategia della rigenerazione di Soros, con tutto quello che ha comportato. Per espandere la strategia di rigenerazione di Soros trovate tutto in descrizione e con le varie playlist bloggate. Problemi italiani nel XXI secolo, ecco qui, focus. Se ci cliccate sarete catapultati sul focus collasso dell'Italia playlist, e quindi questi problemi che sono già evidenziati e diciamo descritti nella loro logica economica in relazione ad eventi futuri già decretano praticamente il collasso. Se volete andare a vedere quali sono le regioni e le dinamiche economiche, trovate tutto nella playlist. Ecco, i problemi dell'Italia sono ormai insolubili, ecco, e qui vi sarei, se ci cliccate sulle paroline magiche ormai insolubili, sarete catapultati su focus sovrappopolazione più effetto serra uguale effetto guerra nel XXI secolo. Questa è una lunga playlist in cui troverete una caterba di contenuti, tutti in topic, che vi spiegheranno perché la sovrappopolazione combinandosi con l'effetto serra determina un effetto guerra nel XXI secolo, e quindi i problemi dell'Italia ormai sono insolubili. XXI secolo, un contesto avverso alla crescita economica, ecco, qui se cliccate su questa frase sarete catapultati all'altro mia playlist, le guerre del cambiamento climatico mediterraneo 2050. In questa lunga playlist anche qui troverete tutte le ragioni che spiegano e dimostrano quanto indicato appunto nella frase che è il link, il XXI secolo infatti è un contesto avverso alla crescita economica. Detonazione di guerre puniche 2, se ci cliccate sopra, ecco, climate change wars, discussione degli scenari e focus nel Mediterraneo 2050.
qui si dimostra né più e né meno perché esistono le guerre puniche 2 e perché sono ineluttabili. Condizioni iniziali del Mediterraneo nel XXI secolo. Anche qui, se ci cliccate, sarete catapultati al podcast Climate Change Wars, discussione degli scenari e focus nel Mediterraneo 2050, dove anche qui si dimostra appunto la ineluttabilità delle guerre puniche 2. Scenario emergente, qui se ci cliccate sarete catapultati sulla penisola italica. Cavallo di Troia per l'invasione dell'Europa, una bella bloggata, c'è anche il podcast e qui potete andare a vedere, documentare e capirne le ragioni. Universo pessimista, ecco, se ci cliccate, ecco, andrete, sarete catapultati su guerra del cambiamento climatico, focus, il nuovo medioevo nella penisola italica. E se volete andare a scoprire che cosa è il nuovo medioevo e dove è la disgregazione e la dissoluzione dell'Italia, e qui praticamente ci cliccate, sarete in universo pessimista. Questa roba praticamente si manifesterà nel decennio o entro il decennio 2020 o entro il decennio 2030. Dove sono i due decenni dove questi fenomeni sostanzialmente sono altamente probabili. Prossimo interstizio, è possibile comunque, guerre del cambiamento climatico, scenario planning, universo di interstizi irrazionali. Anche qui sarete catapultati su un interstizio irrazionale per farvi capire cosa si intende nella pianificazione strategica il interstizio irrazionale. Ecco, allora quindi alla domanda perché nella calendarizzazione strategica, che trovate linkata in descrizione, trovate il default e o Italexit con disgregazione e dissoluzione dell'Italia in nuovo medioevo, appare un evento molto probabile, tanto da essere già accaduto tra il decennio 2020 e il decennio 2030. La risposta è tutto quello che vi ho detto. Cliccate dove sono praticamente le frasi attive che possono essere cliccabili, perché il destino dell'Italia è già stato scritto tra il 1994 e il 2020. Infatti i problemi italiani nel XXI secolo sono ormai insolubili, dato che il XXI secolo è un contesto avverso alla crescita economica. Quindi, conoscendo da scenario planning una molto probabile detonazione di guerre puniche 2 dal decennio 2040, quanto una certa detonazione di guerre puniche 2 nel 2050, è logico che le condizioni iniziali del Mediterraneo nel XXI secolo possano finalizzarsi solo tra il decennio 2020 e il decennio 2030. Quindi si inferisce che lo scenario emergente disegnato dalla storia convergerà tra l'universo pessimista oppure un suo prossimo interstizio proprio tra il decennio 2020 e il decennio 2030. Ecco, per maggiori informazioni appunto confrontare con le bloggate linkate oltre alle varie playlist di podcast. Quindi se volete trovare le risposte alla domanda, quindi perché nella calendarizzazione strategica il default dell'Italexit con disgregazione di soluzione dell'Italia in nuovo medioevo pare un evento molto probabile, tanto da essere già accaduto tra il decennio 2020 e il decennio 2030, la risposta è che il destino dell'Italia è già stato scritto tra il 1994 e il 2020. Infatti i problemi italiani nel XXI secolo sono ormai insolubili, dato che il XXI secolo è un contesto avverso alla crescita economica. Quindi, conoscendo da scenario planning una molto probabile detonazione di guerre puniche 2 dal decennio 2040, quanto una certa detonazione nel 2050, è logico che le condizioni iniziali nel Mediterraneo nel XXI secolo possano finalizzarsi solo tra il decennio 2020 e il decennio 2030. Quindi si inferisce che lo scenario emergente convergerà verso l'universo pessimista oppure un suo prossimo interstizio tra il decennio 2020 e il decennio 2030. Per questa puntata è un po' tutto, un saluto, ciao, alla prossima!